Zero presenta la nuova DSR-X, quella che potremmo definire la prima adventure sport bike della casa californiana. Anzi, forse sarebbe meglio definirla la prima moto elettrica del segmento adventure sport al mondo. Questo perché la sua rivale diretta sul mercato, che è l'energica Xperia, ha una coppia di cerchie da 17, quindi potremmo più posizionarla nel segmento delle crossover. Qui invece parliamo di adventure perché i cerchi sono da 19 all'anteriore e da 17 al posteriore, ma le differenze non si fermano di certo qui, anzi sono molte. A spingere la nuova DSR-X troviamo un motore elettrico Z-Force 7510X in grado di erogare 225 Nm di coppia massima, 100 cavalli di potenza e questi dati permettono alla moto di raggiungere una velocità massima di 180 km orari. Ad alimentare il motore ci pensa una batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh che a detta della casa assicura un'autonomia nel ciclo urbano di 290 km. La moto è equipaggiata con un sistema di ricarica di livello 1 e livello 2 che grazie al sistema di ricarica rapida da 6,6 kW di cui la moto è equipaggiata permette una ricarica completa della batteria in sole 2 ore e mezza di tempo. Cervello elettronico della moto è il sistema operativo Cyper 3 Plus che gestisce tutta l'elettronica di bordo e qui ce n'è molta. La DSR-X è infatti la prima moto elettrica al mondo ad essere equipaggiata col pacchetto completo di aiuti elettronici Bosch Stability Control. Questi includono, grazie alla piattaforma inerziale, ABS cornering, traction control. Sempre in tema di elettronica troviamo poi 5 mappe motore completamente personalizzabili e tutte e 5 sono anche settabili nella mappa off-road. Si può quindi disattivare il traction control e l'ABS al posteriore. Inoltre, collegando la moto allo smartphone tramite l'app dedicata, è possibile personalizzare completamente tutte le mappe motore. Si può settare quindi il modo in cui la potenza viene erogata, la potenza massima o anche la quantità di freno motore desiderata. Nuovi sono anche la trasmissione affidata a una cinghia in carbonio rinforzata e il telaio traliccio perimetrale. A questo sono abbinate sospensioni Showa completamente regolabile, forcella a steli rovesciati da 47 mm e monoammortizzatore, come detto, offrono qualsiasi tipo di regolazione, quindi compressione, estensione e precarico. Ed entrambi hanno 190 mm di escursione. L'impianto frenante sfrutta un doppio disco anteriore da 320 mm morso da pinza d'attacco radiale a 4 pistoncini e un disco singolo posteriore da 265 mm con pinza a un pistoncino. Come detto, i cerchi sono da 19 all'anteriore e 17 al posteriore e di primo equipaggiamento montano pneumatici Pirelli Scorpion Trail 2 nelle misure 120-70-19 e 170-60-17. 247 kg il peso della moto, 828 mm da terra l'altezza della sella dal suolo. Come vedete, questa moto ha i cerchi a raggi che però sono optional. Optional come le barre paramotore laterali, le valigie e i faretti supplementari. I cerchi a raggi non cambiano la misura, quindi rimangono 19-17 e di primo equipaggiamento montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally. Il comfort durante la marcia è elevato, abbiamo una sella molto comoda e spaziosa, parabrezza regolabile in 5 posizioni tramite i due comodi pomelli posti al lato e manopole riscaldabili. La sella è anche ben distanziata dalle pedane, l'unico appunto che potremmo fare è che il manubrio è posizionato molto distante dal busto e questo vi obbliga a viaggiare sempre con le braccia distese. Sempre per quanto riguarda il comfort durante la marcia o meglio magari durante i parcheggi, abbiamo un vano dove poter stivare i guanti o la tuta antipioggia da 20 litri al centro della moto dove solitamente si trova il serbatoio e due piccoli vani da 8 litri posti nelle fiancatine laterali. Dopo aver visto com'è fatta e aver spiegato brevemente l'ergonomia, ci mettiamo il casco che andiamo su strada per vedere come si comporta. Dinamicamente la DSR-X ci ha colpito piacevolmente, perché ci si trova tra le mani una moto che si inserisce in curva, rallenta e passa da una piega all'altra con una naturalezza superiore a quella che si potrebbe aspettare in relazione al suo peso. Parliamo di una moto tutt'altro che leggera da spostare da fermi, ma che tra le curve è in grado di trasformarsi. La guida è rotonda, senza reazioni agili o nervose, ma l'aspetto che più ci ha colpito, in positivo, è la sua stabilità. Per via del baricentro basso e del cerchio anteriore da 19, una volta impostata la curva, la moto corre come su un binario.
A livello di sospensioni, la forcella ha una taratura abbastanza morbida, soprattutto nella prima parte della sua escursione, mentre il mono è settato più sul rigido. Tra le curve ci sarebbe piaciuto un setting della forcella più sostenuto, ma giustamente questa moto è pensata per andare incontro alle esigenze di chi chiede maggior comodità. L'equilibrio generale però è più che buono e in sella si viaggia nel pieno comfort. Restando in tema di comfort, parliamo del riparo aerodinamico. La forma della carenatura protegge bene le gambe dal flusso dell'aria e grazie al cupolino regolabile in 5 posizioni anche il busto è ben riparato. Rimangono esposte al flusso dell'aria solo le braccia e per i piloti più alti e anche col cupolino posto in una posizione più elevata anche il casco. In tema di motore, questo impressiona per l'immediatezza con la quale elargisce il suo vigore. Abbiamo una perfetta sincronia tra l'azione sull'acceleratore e la spinta che si ottiene, nettamente più decisa di quella di una qualsiasi adventure con motore a combustione. La rumorosità è praticamente nulla, le vibrazioni assenti e il calore è una parola sconosciuta. L'elettronica vigila bene e grazie a un sistema ben tarato non abbiamo mai avuto la sensazione di alcuna perdita di controllo. Ottimo anche il comportamento dell'impianto frenante all'avantreno, con un grande mordente e tanta modulabilità. Più morbido invece l'intervento al retrotreno. Grazie all'elettronica, il carattere del motore cambia completamente tra le 5 mappe disponibili. Quella che offre più equilibrio è la standard, perché combina un'erogazione della potenza poco brusca al brio necessario per divertirsi. Quelli a cui piace il divertimento tra le curve apprezzeranno senza dubbio la modalità Canyon, che offre una risposta all'acceleratore decisa e pronta come la mappa Sport, ma con un maggior freno motore. Utile sia per limitare l'uso dei freni, sia per avere più autonomia, sfruttando la rigenerazione offerta in fase di rilascio. La DSRX nasce come una moto adventure, così abbiamo messo le ruote anche in off-road, con una moto equipaggiata con i cerchi in alluminio e pneumatici stradali Pirelli Scorpion Trail 2. In piedi sulle pedane la posizione di guida è azzeccata, ma il telaietto posteriore e i supporti alle pedane passeggero danno fastidio sui polpacci. Il peso della moto è tanto e si fa sentire nelle manovre a bassa velocità. Ma quando si alza un po' il ritmo si può facilmente gustare una guida rilassata con le sospensioni che coprono bene le irregolarità del fondo. Inoltre, il fatto di non avere a che fare con cambi e frizione può essere d'aiuto nei passaggi più complicati, dove ci viene in soccorso anche un'elettronica settata alla perfezione. Oltre al manubrio lontano dal busto, di cui vi abbiamo già accennato, e il telaio sporgente che dà fastidio alle gambe nella guida in off-road, segnaliamo l'assenza di qualsiasi dispositivo che abbia la funzione di freno di stazionamento. Da spento infatti il motore elettrico non offre alcuna resistenza alla rotazione e di conseguenza la moto va sempre parcheggiata in piano. Parliamo infine dell'autonomia. Qual è l'autonomia reale di questa moto? Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere perché dipende da numerosi fattori, dallo stile di guida, dalla strada e soprattutto dal riding mode impostato. Noi possiamo dirvi che abbiamo percorso 85 km con la nuova DSRX passando dal 110% della sua batteria fino al 50%, su un percorso 85% extraurbano e 15% in off-road, senza mai limitarci con la manopola del gas e provando tutte le mappe a disposizione. Possiamo dunque stimare un'autonomia reale di 150-180 km. Chiudiamo con il prezzo. La nuova Zero DSRX, disponibile in due colorazioni, verde o bianca, è già in commercio ad un prezzo di 27.470 euro chiave in mano. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere un like qui sotto, continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e su tutti i nostri social o su motociclismo.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo moto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!